Sono pochissimi in Italia gli ospedali dove viene praticato questo tipo di tecnica chirurgica e fra questi il Sant'Anna, le wake surgery, cioè l'asportazione dei tumori del cervello con il paziente che resta sveglio. Una tecnica che permette di rimuovere particolari tumori, gliomi, collocati nelle aree critiche che governano il linguaggio e il movimento senza provocare deficit e limitare quindi la qualità di vita. In sostanza è come se fosse il paziente a guidare la mano del chirurgo durante l'operazione per indicare il punto esatto dove tagliare. Con l'aiuto del neurologo vengono fatte scorrere delle immagini o viene invitato il paziente a parlare e al tempo stesso il chirurgo stimola queste aree cerebrali e provoca delle alterazioni nella parola. Si sa quindi di essere in un punto critico del cervello, non si può andare oltre, si mettono dei reperi cutanei, ci si ferma e si toglie la maggior parte di tumore che non coinvolge queste aree. Questa chirurgia da sveglio nasce proprio dalla necessità di preservare queste aree, in questi tipi di tumore, e il mezzo più sicuro è proprio quello di operare il paziente da sveglio. In provincia di Como i tumori posizionati in queste aree critiche si presentano con una frequenza di circa 60 casi ogni anno. Non tutti richiedono il paziente sveglio, ma con questa tecnica innovativa l'equipe composta da neurochirurghi, anestesisti, neurologi ha già operato 6 pazienti. Svegliato la mattina dopo, mi sono alzato e ho iniziato a camminare. Dopo un'operazione al cervello lei oggi ha una vita normale? Normalissimo.